Bentrovati a questa nuova edizione del Senior TG. Vediamo i titoli. Tre bambini e una donna morti in un incendio a Bologna. Reumatologia, un DDL per potenziarla. Il valore della ricerca in Italia. L'Aquila nominata Capitale della Cultura 2026. Una donna di 32 anni e i tre figli di 3 e 6 sono morti in un incendio esploso nella notte nella loro abitazione a Bologna. La causa sarebbe un cortocircuito provocato da una stufetta elettrica. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, scientifica e squadra mobile. La donna è stata inizialmente portata in ospedale, ma è deceduta durante il trasporto. Ieri al Senato è stato presentato il DDL su iniziativa della senatrice Cantù per riorganizzare e potenziare la reumatologia in Italia. Sentiamo Gian Domenico Sebastiani, presidente della Società Italiana di Reumatologia. La Società Italiana di Reumatologia è da sempre impegnata nella tutela della salute delle persone malate affette da patologie reumatologiche e uno degli obiettivi del presente Consiglio Direttivo è appunto quello di fare in modo, interloquire con i decisori politici per il miglioramento dell'assistenza e della salute, come conseguenza del miglioramento dell'assistenza dei malati di malattie reumatologiche. Da questo punto di vista si può fare molto a livello del Servizio Sanitario Nazionale, in quanto che bisogna facilitare l'approccio del medico di medicina di base che deve inviare tempestivamente il paziente al reumatologo. È invece al Ministero della Salute che ieri è stato presentato il secondo volume sul censimento dei centri di ricerca in Italia promosso da AIOM. Sentiamo Saverio Cinieri, presidente di Fondazione AIOM. La ricerca clinica è importante per i pazienti, è importante per gli oncologi medici. Dal punto di vista di Fondazione AIOM è importante perché i pazienti partecipano alla ricerca clinica e devono essere sempre più informati su quelli che sono i vantaggi di partecipare a uno studio. Noi abbiamo bisogno di pazienti informati che informino gli altri pazienti della utilità di partecipare agli studi clinici. Qui questa giornata della Federazione Italiana dei Gruppi di Oncologia Medica dedicata alla ricerca. 15 anni dal terremoto che ha messo in ginocchio l'Aquila, il capoluogo abruzzese oggi si riprende una rivincita. È infatti stata nominata Capitale Italiana della Cultura 2026. A proclamarla il ministro dell'Istruzione San Giuliano, tra le finaliste anche Agnone, Maratea, Gaeta e l'Unione dei Comuni Valdichiana Senese. Si dice soddisfatto il sindaco aquilano Pierluigi Biondi. Essere capitale della cultura non è un risarcimento a 15 anni dal terremoto, ma un'opportunità per ricostruire il tessuto sociale della nostra comunità, ha detto. La cultura è recupero dell'identità e proiezione nel futuro. Tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che potete seguirci sulle nostre pagine Facebook, YouTube e Instagram e vi do appuntamento alla prossima edizione.